Ciao, oggi voglio parlarvi di skincare routine. È tantissimo che non vi parlo della mia skincare routine e quindi ho deciso di girare questo video. Faccio una piccola premessa: vi mostrerò tantissimi prodotti, veramente tanti, però la premessa è che naturalmente questi prodotti io non li utilizzo tutti insieme. Sono i prodotti che mi stanno accompagnando in questo periodo, li abbino, li combino in vario modo, li alterno. Però non li uso tutti insieme durante la stessa sessione di skincare, altrimenti veramente caricherei il viso in maniera spropositata. Questa è una premessa comunque che ci tenevo a fare perché, appunto, ripeto, sto mostrandovi tantissimi prodotti. Allora, non so se la luce è troppo forte, qui è molto molto buio perché sto girando di pomeriggio. Spero comunque che la luminosità sia giusta e parto subito con i prodotti per la detersione. Partiamo allora dalla detersione, vi mostro un prodotto che vi ho già fatto vedere tante tante volte sul mio canale in vari video di diverse tipologie ed è il latte detergente viso della Shea Natural Avena. È quasi terminato in realtà perché ce n'è rimasta meno di metà confezione, quindi questa quantità di prodotto. È un latte detergente con cui io mi trovo bene, mi ha stupito perché comunque è molto economico, si trova da Lidl, come sapete questa marca è una marca del Lidl. Mi piace perché è idratante, quindi lo consiglio soprattutto a chi ha una pelle secca o anche mista, perché comunque va a idratare il viso e non lo prosciuga, diciamo, lascia in qualche modo idratato pur non ungendo, quindi non è un tipo di prodotto che lascia una patina sulla pelle, assolutamente no. Però sentite comunque che la pelle non è stata completamente disidratata da questo prodotto, non è aggressivo, è molto delicato, è molto liscio, è molto soffice, ha una confezione che è comodissima e quindi io ve lo consiglio soprattutto se avete una pelle abbastanza secca. Allora, che dire, vi volevo dire un'altra cosa, è buono anche come struccante, non lo uso sempre come struccante, ma spesso per fare un doppio passaggio o se devo struccare poche cose, lo utilizzo anche da solo ed è anche un valido struccante. Un altro latte detergente che sto usando in questo periodo è il Dermolatte Saugella, questo ha salvia officinale e camomilla. Per la pulizia del viso quotidiana, per l'asporto del trucco, e questo è veramente un valido struccante, e addirittura qui viene riportato che può essere utilizzato come idratante dopo sole sia per il viso che per il corpo. Probabilmente ha una formulazione che è buona anche come prodotto idratante, non solo come prodotto detergente. L'INCI non è verde assolutamente, non l'ho acquistato io, è stato un regalo che hanno fatto, mi pare, i miei perché acquistano questo tipo di prodotto e spesso appunto in farmacia vengono regalati dei campioni. Infatti questa è una taglia piccolina da 100 ml di saugella di varie tipologie. Siccome di latte detergente mia madre ne aveva tre, siccome io l'avevo utilizzato, l'avevo provato anche durante le vacanze di Natale, comunque quando mi capita di stare lì e di struccarmi utilizzo questo prodotto. Mi era piaciuto abbastanza come struccante, quindi alla fine ho detto, beh, dai, prenditelo se ti serve. Io non avevo una grandissima necessità perché comunque ho i miei prodotti, però ho voluto comunque portarlo con me perché era un valido struccante, soprattutto perché come taglia mi sembrava comoda da portare in viaggio, perché pensavo che dopo Natale, appunto da gennaio in poi, la situazione poteva in qualche modo risolversi e quindi avrei potuto poi frequentare il corso di formazione da insegnante yoga in presenza, e siccome a Firenze avrei dovuto fare le trasferte di 2 o 3 giorni, e quindi in realtà l'avevo preso pensando proprio a questa cosa qua di portarlo casomai con me. Invece purtroppo la situazione ancora non si sblocca, quindi sto continuando la formazione online, spero almeno per aprile, ma non lo so, veramente ho dubbi, per scaramanzia non parlo. Spero comunque che riusciremo a fare almeno qualche weekend in presenza, però ecco, vi dico, questo l'avevo preso perché ci tenevo a portarlo con me durante la trasferta, una trasferta che molto probabilmente non ci sarà almeno a breve. Poi un altro prodotto per la detersione, quindi vi mostro, sì, l'ultimo prodotto da detersione è un prodotto che vi ho già mostrato ed è questa mousse detergente Veleda. Questa in realtà è per pelli, mi pare, miste e grasse.
Perché è molto molto detergente, ha una base alcolica, l'alcol si trova al secondo posto, tutti i prodotti Veleda hanno l'alcol all'interno, e al terzo posto c'è la glicerina, e poi appunto troviamo qua l'acqua di Amamelis virginiana. E è un buon prodotto per una detersione più approfondita. Quindi, casomai, se il latte detergente, entrambi i due latte detergenti sono idratanti, detergono, però lasciano comunque la pelle idratata, non la sgrassano completamente. Invece, questo è un bel prodotto quando ho bisogno proprio di una pulizia più a fondo. Ad esempio, se voglio combinare vari prodotti, voglio fare una pulizia un po' più approfondita, o la sera. Ad esempio, quando voglio fare una pulizia più profonda, voglio sgrassare bene il viso prima di andare a dormire, o a volte anche la mattina quando ho bisogno proprio di una sferzata di energia, quindi lo utilizzo con acqua fredda. Io in generale utilizzo l'acqua fredda per lavare il viso, anche per lavare il corpo, però ecco, questo mi piace proprio utilizzarlo con l'acqua fredda, mi rinvigorisce sia per la profumazione sia per la formulazione. È una mousse, ve la faccio vedere. Una mousse, è una mousse molto molto leggera, soffice, vedete? Ne bastano, questa è una quantità che è più che sufficiente per il viso. La profumazione è veramente buonissima, è veramente fresca, buona. Utilizzo questo pannetto per toglierlo perché non ho come l'asciugamano, però vedete, rimane bella soffice. La potete spalmare su tutto il viso, però attenzione perché è talmente soffice, leggera, diventa poi quasi, diventa quasi inesistente, inconsistente una volta che la spalmate. Forse questo dipende proprio dall'alcol. E quindi poi io sciacquo immediatamente. Una volta che l'ho spalmata un po' su tutto il viso, nelle zone che mi interessano di più, io poi la sciacquo subito in modo da non farla assorbire dalla pelle. E passo poi ad altri prodotti. Quindi questi sono prodotti per la detersione, sono completamente diversi, hanno caratteristiche diverse, li utilizzo quando ho diverse esigenze, quindi non li utilizzo tutti insieme assolutamente. Poi per quanto riguarda la fase dello struccaggio, io vi menziono comunque appunto questi due prodotti. Questo in realtà può essere, c'è scritto che è anche uno struccante. Ora qua non c'è la dicitura in italiano, però ho letto appunto sul sito Ecoverde un po' la descrizione e c'erano scritte in italiano e c'era scritto che appunto è buono anche come struccante. Io come struccante non l'ho utilizzato anche perché c'è l'alcol, preferisco evitare sugli occhi l'alcol visto che io trucco prevalentemente gli occhi. Però ecco, come tipo di prodotti questi tre. Questo non ve lo consiglio per l'INCI, assolutamente. Non so perché vengono prodotti ancora questi prodotti appunto con questi inci orripilanti. Vabbè, comunque l'avevo preso prevalentemente per la taglia perché struccava bene, quindi quando mi serve appunto una passata, uno struccante un po' più efficace, uso questo, però meno rispetto ad altri prodotti. Poi un altro prodotto che sto utilizzando, ma non con molto piacere, infatti l'ho messo in due video dei Mi, è l'acqua micellare biologica, questa alla rosa moscheta dei provenzali. Ha una profumazione buonissima, mi piace veramente veramente tanto. È un po', vedete, abbastanza schiumogena come tipo di acqua micellare, ma tutte le acque micellari comunque sono un po' schiumose, per questo vanno sempre risciacquate. Un consiglio che vi do, ma sicuramente lo sapete già, non sto qui ad insegnare niente a nessuno, però comunque l'acqua micellare è sempre da struccare perché comunque è schiumogena, quindi può sembrare che sia soltanto acqua, quindi casomai vi dà l'impressione, ok, utilizzo questa e basta, ma in realtà siccome appunto fa la schiuma, è come se voi lasciate un sapone non risciacquato poi sul viso. Qui appunto gli ingredienti sono 99% di origine vegetale e anche biologica. E mi dispiace, però ecco, non è un prodotto che io vi consiglio al 100% perché, come vi ho già detto negli altri video, brucia un po' gli occhi.
Non come quel tonico che vi ho mostrato della Novance, perché quello era veramente qualcosa di allucinante, mi ha irritato tutto il contorno occhi. Questo non è così aggressivo, però comunque mi irrita gli occhi. E un prodotto studiato per struccare, quindi struccare anche gli occhi, secondo me non c'ha senso che sia così, che irriti gli occhi, che bruci, insomma, durante l'applicazione. Un altro prodotto struccante che invece mi sta piacendo tantissimo e di cui vi ho parlato anche in un altro video proprio dedicato a questi prodotti qua è questo olio struccante viso dell'Alverde. Questo me l'ha regalato Martina, ciao Martina, del canale Marti l'Angolino Magico, che mi fa scoprire sempre cose buone, nuove. È un misto di vari oli, ve l'ho descritto già in altri video, quindi non mi dilungo qua, però è un ottimo struccante soprattutto per quanto riguarda il mascara, perché io lo metto sulle dita e poi lo passo sugli occhi e vado a sciogliere piano piano, piano piano con le dita il mascara, quindi il calore delle dita più l'olio fanno sciogliere bene, bene, veramente bene il mascara e poi passo a struccarmi con un altro detergente che può essere appunto questo. Oppure un gel che non ho portato qua perché mi è finito, però ecco un altro prodotto che volevo menzionarvi, era il gel struccante, il gel detergente dei Provenzali, sempre la rosa, che ho usato prevalentemente dopo l'utilizzo di questo prodotto qua, come appunto passaggio sgrassante, ma non troppo aggressivo, per togliere appunto i residui di olio, i residui di trucco e per fare appunto il secondo passaggio. Ottimo prodotto soprattutto per il mascara, ripeto, veramente veramente un ottimo prodotto. Struccante, vi ho già menzionato questo pannetto struccante della Shein. Questo va utilizzato senza prodotti, si bagna con l'acqua tiepida, acqua calda, si passa sul viso, sugli occhi, dove c'è il make-up e rimuove il make-up magicamente, senza nessun prodotto. Quindi questo è veramente zero waste, questo tipo di prodotto, infatti mi piace tantissimo e vorrei farvi, se vi interessa, un video dedicato a tutti quanti i prodotti zero waste che ho, che ci sono, che si possono utilizzare, insomma, le varie alternative ai prodotti classici. Quindi la versione zero waste dei prodotti classici che si possono utilizzare, un piccolo video così, anche un attimo per aggiornarvi delle cose che sto utilizzando o che voglio acquistare. Fatemi sapere con un like o con un commento se siete interessati a un video dedicato ai prodotti zero waste. Poi, allora, i prodotti che utilizzo. Insieme agli idrolati, allora questo qua l'avete visto mille volte, questa confezione blu. Io di solito metto qui tra vaso i vari idrolati che acquisto perché è una confezione scura che protegge comunque dalla luce ed ha anche lo spruzzino all'erogatore. Titiana mi ha scritto in uno dei ultimi video che ho fatto che gli idrolati della Saponaria adesso hanno l'erogatore. Infatti poi ho fatto un acquisto recentemente su Ecoverde, ho riacquistato l'idrolato alla camomilla, ve ne parlerò poi presto in un video haul, e in effetti c'è l'erogatore, però hanno aumentato il prezzo giustamente perché il packaging è un po' diverso, quindi prima costavano sui 4-5 euro, adesso costano un po' di più gli idrolati, però giustamente la confezione ce la fanno pagare. Sono contenta perché comunque è andato a riempire sempre questa confezione qua. Qui però non c'è l'idrolato di camomilla, o meglio, adesso sì, perché quel poco che ne rimaneva l'ho versato, però durante il mese di febbraio, comunque la skincare dell'ultimo periodo, che è quella di cui sto parlando oggi, ho usato e terminato l'idrolato di rosa della Saponaria. Quindi andavo a nebulizzare l'idrolato su tutto quanto il viso dopo la detersione e poi passavo all'applicazione di due goccine di olio. E ho utilizzato o l'olio Alenotera, questo Veleda che è quasi terminato, questo soprattutto la sera, oppure l'olio di jojoba. Questo è di che marca? Di Officina Nature, che tra l'altro è tantissimo che ce l'ho. Volevo cestinarlo, ma in realtà l'odore è ancora buono. L'ho utilizzato sul viso, non mi ha dato nessun tipo di problema, quindi penso che il prodotto sia ancora utilizzabile. Questo Veleda non è un olio pensato per il viso, ve lo dico, ve lo sottolineo e lo specifico perché è pensato per il corpo, però una puntina io la utilizzavo sul viso, soprattutto sulla zona. Su questa zona qua, quindi evitavo casomai la classica zona T o questa zona qui, perché è molto ricco, è veramente
pesante, denso, ha una profumazione buonissima, però è un olio veramente, non è un olio leggero. Quindi io andavo un attimo ad insistere su alcune zone che mi interessavano di più, ma cercavo di non spalmarlo su tutto il viso, comunque di utilizzarlo in una minima quantità. L'olio di jojoba invece è un olio leggero, un olio emolliente, nutriente, un olio protettivo, veramente ottimo un po' per tutto, e lo utilizzo spesso anche sui capelli, però per quanto riguarda il viso, ecco, lo abbinavo un po' all'idrolato di rosa, e questo lo utilizzavo di sera, ma qualche volta anche di giorno se volevo una idratazione maggiore, però dipendeva, perché se utilizzavo la crema che adesso vi mostrerò, preferisco utilizzarla da sola. Invece questi oli li ho abbinati a una crema leggera, che io reputo leggera, la crema La Rosa Moschetta Antietà 24 ore dei Provenzali Bio. È una crema che io riacquisto, una crema per me, una crema da combattimento, vi dico, nel senso che è una crema senza troppe pretese per me. È una crema che per me non è sufficientemente idratante, quindi io la vado a comprare nel momento in cui o è un'offerta, o voglio fare una piccola scorta perché è in offerta, o perché è un periodo che io voglio utilizzare gli oli. Quindi con gli oli di certo non vado ad abbinare, non li vado ad abbinare a una crema di Martina Gebhardt, che di base è molto molto ricca, molto densa, pastosa, oleosa già di suo, perché già contiene appunto degli oli, soprattutto l'olio, qua c'è olio d'oliva, quasi sì, olio d'oliva. Che sta al secondo posto, la lanolina, la cera alba, quindi insomma già una crema ricca di suo, non serve aggiungere altri oli, almeno per quel che mi riguarda. Se però ho voglia di utilizzare gli oli perché casomai voglio fare un bel massaggio o semplicemente ne ho voglia, vado ad acquistare e quindi ad utilizzare una crema del genere, che pur essendo antietà, pur dovendo essere una crema azione detox, antiossidanti, insomma una crema per pelli mature, comunque non la trovo sufficientemente ricca ed idratante usandola da sola. Quindi mi piace abbinata a degli oli perché ha una consistenza leggera, soffice, e secondo me è una consistenza, ecco, perfetta, perché si spalma e si assorbe subito, vedete, non unge, e si spalma velocissimamente, si assorbe bene, e quindi secondo me è perfetta da abbinare a degli oli. Ma un altro prodotto che utilizzo come trattamento, come gli oli, è l'acido ialuronico, questo sempre della Saponare. Anche questo ha cambiato packaging da un po' di tempo a questa parte, prima aveva una confezione diversa. Qui c'è la pompetta e lo utilizzo come siero. Naturalmente, se uso questo, non utilizzo gli oli, non vado a stratificare, a mischiare troppe cose. E anche questo cerco di abbinarlo a una crema un po' più leggera, però mi è capitato di utilizzarlo anche prima della crema Martina Gebhardt. Faccio una o due pompatine. Ha una consistenza, ve lo mostro, gelatinosa, gellosa. E la spalmo bene su tutto quanto il viso, ma non fino a completo assorbimento, nel senso che non vado a strofinare, strofinare, strofinare finché non si assorbe. La stendo, anzi, lo stendo, e poi lascio che il viso se lo assorbe bene. Mi trovo bene, mi piace, cerco di non utilizzarne troppo, altrimenti diventa appiccicoso, ed è un prodotto comunque secondo me valido e perfetto per la skincare, soprattutto se si ha una certa età. Poi una crema che vi ho mostrato prima, che è la mia crema preferita del periodo, è questa, la Calendula della Martina Gebhardt. È una crema che è quasi terminata, purtroppo l'ho utilizzata in maniera copiosa in questo periodo perché è stato molto molto freddo, l'ho utilizzata sia di sera che di giorno, soprattutto fino a una settimana fa, 10 giorni fa. Adesso la sto alternando ad un'altra crema che adesso vi faccio vedere. È comunque una crema molto ricca e mi piace tantissimo utilizzarla insieme al contorno occhi. Il contorno occhi Martina Gebhardt, questo è l'avocado che è straconosciuto, quindi senza che scrivervelo ulteriormente. È comunque il contorno occhi del periodo, lo sto utilizzando sia mattina che sera. Lo picchietto su questa zona, lo lascio assorbire, e appunto lo utilizzo in combinazione con questa crema qua. Allora, la crema La Calendula è una crema che mi sta piacendo tantissimo, che ho riacquistato più di una volta, perché idrata, distende i lineamenti, protegge, è ottima soprattutto durante le giornate fredde, perché sentite proprio una protezione sul viso.
E allo stesso tempo, essendo così ricca, così oleosa, appunto, crea sia una barriera per il freddo, insomma, per le temperature di questo periodo, sia comunque usata sia mattina che sera, vi aiuta a fare un bel massaggio che aiuta a distendere i lineamenti, appunto, è proprio una coccola. E questo leggero unto che lascia, a me in realtà non dispiace, questa è una caratteristica proprio delle creme Martina Gebhardt. Non è come ad esempio l'happy aging, perché si assorbe un po' più facilmente, è meno ricca, nel senso è anche meno complessa a livello di inci, ha pochissimi ingredienti. Però ecco, l'olio d'oliva mi piace tantissimo sul viso, perché veramente a parte che è una composizione proprio affine alla pelle del viso, ma sento proprio la pelle che gioisce quando utilizzo questo tipo di creme. Dà proprio una reazione diversa rispetto a tutte le altre creme, che sono comunque buone, però le creme Martina Gebhardt danno proprio sollievo al viso, agli lineamenti del viso, soprattutto quando poi l'abbino all'eye care. Perché riesce a distendermi appunto i lineamenti, a schiarire leggermente il contorno occhi, a nutrirlo, a proteggerlo, quindi è un ottimo, veramente un ottimo prodotto. E l'altra crema che sto utilizzando adesso, che ho messo questo tappo, ma in realtà non è il suo, è una crema che io ho. Questa era la seconda che acquistavo, mi ero completamente dimenticata di farvela vedere. È una crema idratante, nutriente, jojoba, malva, yang yang per il viso dell'Argital. Ho perso purtroppo il tappo, e praticamente io l'avevo lasciata a casa di mia madre e l'avevo completamente rimossa. Questo in un periodo in cui avevo già in utilizzo altre creme. Quindi io non me la ritrovavo, ho detto vabbè, chissà dove l'ho messa, chissà dove l'ho messa, e invece l'avevo lasciata là, infatti è tumefatta perché mia mamma l'ha usata, però non l'ha saputa premere molto bene. E la profumazione è qualcosa di allucinante, io vi ho già parlato di questa crema perché l'avevo utilizzata e l'avevo terminata già tantissimi anni fa. Oddio, quanti anni fa l'avevo acquistata questa crema? Ero già in questa casa probabilmente, quindi forse 4-5 anni, prima di Sofia sicuramente. E mi era piaciuta tanto, tantissimo. È una crema molto molto ricca, anche questa è una crema oleosa, ha una profumazione pazzesca perché si sente tantissimo lo yang yang, è nutriente ed è ottima appunto per pelli secche o comunque per periodi invernali, perché anche questa dà una buona protezione. È meno unta, però meno grassa, no, meno grassa no, è meno unta di quella Martina Gebhardt, ma comunque è una crema abbastanza ricca, abbastanza grassa, che si fa sentire sulla pelle, però si assorbe comunque facilmente. Quindi questa è un prodotto, un altro trattamento, tra virgolette, che sto utilizzando è questo burro al verde che mi ha regalato Martina a Natale, e lei è la mia fornitrice ufficiale dei prodotti da DM, perché da noi qua non c'è, invece a Livorno il DM c'è, e quindi mi regala spesso delle cose bellissime, dei prodotti bellissimi. Lei sa che sono appassionata come lei di Burilabbra, forse un po' meno di lei, perché lei è proprio super appassionata, secondo me è insuperabile Martina per quanto riguarda il Burilabbra. Però insomma io le sto dietro un bel po', e questo l'avevo visto in un suo video, perché penso sia un'edizione limitata, è quello zenzero e bambù, sì, zenzero e bambù, packaging fantastico, un verde allucinante, cioè è un colore bellissimo, mi piace, penso che quando finirà io me lo tengo perché mi piace troppo. È un prodotto particolarissimo perché praticamente è granuloso, quando lo vado a stendere mi fa tipo scrub, perché è granuloso, forse si vede anche, lascia proprio, vedete, non so se si vede, dei granelli di non so se olio o burro, non so se si vede dalla fotocamera. Quindi è molto granuloso, è leggermente amarognolo. Io l'odore non ce lo sento più di tanto, nel senso non sento particolare l'odore di zenzero, forse lieve lieve, ma non ce lo sento tanto, non mi dà fastidio. Però è un po' amaro. La cosa che mi dà fastidio non è il fatto che sia granuloso, perché in realtà mi piace, e poi perché lascia comunque le labbra belle umide, belle unte, belle protette, fa proprio una barriera protettiva e mi piace proprio la sensazione che ho quando appunto rimane questa untuosità, che però non è un'untuosità, come posso dire, non è un'untuosità liscia che scivola,
che se ne va via e poi lascia le labbra disidratate. No, è un'untuosità burrosa che lascia comunque le labbra morbide, si attacca proprio alle labbra e fa da barriera, però allo stesso tempo le lascia morbide, ma non appiccicose, quindi non appiccica. È una barriera comunque che in qualche modo è come se è una barriera che viene assorbita dalle labbra, non so spiegarmi, non è una barriera finta che in realtà poi dopo va via e le labbra rimangono disidratate. No, ha un buon effetto sulle labbra, ha questa, perché è molto ricco come tipo di prodotto, ha questo essere granuloso che non so in realtà se è fatto proprio così. Non so Martina, se, mi pare che ce l'hai pure tu, te lo dico tramite video, non so se già l'hai usato questo prodotto, perché ricordavo appunto che l'avevo visto in un tuo video, però non so se già l'hai usato, non so se anche a te è granuloso, non so se è il mio che è capitato così, non so se è granuloso perché è freddo e quindi si è solidificato, quindi chi l'ha già usato, voi che avete il DM fatemi sapere. Comunque è un prodotto buono, l'unica cosa che non mi piace di questo burro labbra è il fatto che è un po' amaro. Quindi, siccome appunto il burro labbra un po' il sapore ce lo senti, lo sento un po' amarognolo. Forse dipende dallo zenzero, non lo so. Boh. Comunque è un prodotto che mi sta piacendo. E poi gli ultimi prodotti sono sempre un trattamento per il viso e sono il face peeling, quindi il peeling per il viso, dell'Organic Shop, questo all'albicocca e mango, e la sempre dell'Organic Shop al caffè, la maschera ringiovanente al Silky Coffee. Questi due prodotti ve l'ho già mostrati recentemente nel video dedicato ai prodotti, alla combo di prodotti monomarca che mi sta piacendo in questo periodo, lo inserisco anche qui perché appunto è una combinazione di prodotti che io sto utilizzando per la skincare, lo uso periodicamente almeno una volta a settimana, qualche volta se mi capita due, ma è veramente raro. Di solito mi dedico del tempo il sabato o la domenica mattina o semplicemente quando mi va, e quindi cerco di fare almeno una volta a settimana questa accoppiata di prodotti. Questo trattamento mi piace tantissimo perché è distensivo, illuminante, rigenerante. Mi piace proprio utilizzare questi due prodotti insieme. Infatti, ve ne ho parlato insomma ampiamente già nel video dedicato a questi prodotti. Quindi non mi dilungo qua. Se vi va e non l'avete visto, andate a vederlo così vi fate un po' un'idea. Ok? Allora, questi sono praticamente tutti quanti i prodotti da skincare che sto utilizzando in quest'ultimo periodo. Come vi ho già detto nella premessa, naturalmente non li sto utilizzando tutti quanti insieme, ci mancherebbe altro, altrimenti mi cade la faccia. Però ecco, li sto abbinando e combinando in base a come mi va, in base a come mi sento, in base a quello che mi serve giornalmente e mi sto trovando abbastanza bene. Casomai non con tutti, alcuni li sto utilizzando un po' anche per smaltirli, devo dire la verità, come l'acqua micellare, con gli altri mi sto trovando comunque bene. Fatemi sapere se conoscete questi prodotti, e fatemi sapere se vi va cosa state utilizzando in questo periodo, se volete darmi dei consigli, io sono contentissima di leggervi. Vi mando un bacio grande, ciao e ci vediamo al prossimo video.